Stefania Saccarti, assessore regionale Sport, Salute e Welfare. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto volevamo partire. Sappiamo che nella sua esperienza personale è stata una sportiva per diverso tempo, probabilmente ancora. Volevamo sapere quanto questa esperienza personale ha poi influito sul suo sistema valoriale. Quando avevo molti chili in meno, davvero no, sono cresciuta facendo tanti sport, ho sciato, ho giocato a tennis, ho fatto nuoto, insomma, direi lo sport è stato molto importante nella mia vita, mi sono divertita, credo mi abbia anche insegnato tante cose sulla vita, ti insegna anche a perdere, che comunque ci vuole impegno per raggiungere le cose, serietà. Correttezza, credo che questi siano valori che non appartengono solo allo sport, ma appartengono alla vita delle persone, quindi impararli da piccoli in un ambito sportivo, in un ambito anche di gioco, credo che sia importantissimo per il futuro del nostro paese e per le nostre comunità. Ecco, tra i valori trasmessi che trasmette lo sport c'è sicuramente il valore dell'inclusione. Come la Regione Toscana sta lavorando su questo tema? Noi lo sport della Regione Toscana ha un taglio sicuramente diverso rispetto a quello che fanno le amministrazioni comunali che hanno la gestione degli impianti. Le nostre politiche sportive sono appunto focalizzate sull'aiutare lo sport come corretti stili di vita e come inclusione sociale, quindi una delega molto connessa alle altre due deleghe della salute e dello sport che fanno capo alla mia responsabilità. Noi promuoviamo tanti progetti che aiutano a fare attività motoria, ricordo Sport e Scuola Compagni di Banco, che è un progetto molto importante che promuove l'attività fisica nelle scuole primarie, nella prima e seconda elementare. E ogni anno aumentiamo il numero di alunni e di classi che partecipano a questo progetto. Abbiamo dato e diamo contributi alle società sportive che fanno percorsi di inclusione nei confronti dei bambini con disabilità, percorsi di inclusione nei confronti dei ragazzi che vengono da altre culture, da altri mondi, da altre realtà, progetti che promuovono lo sport come anche elemento di riabilitazione. E tutti questi tipi di progettualità le sosteniamo naturalmente provando a dare una mano alle associazioni sportive. Insieme a questo voglio ricordare un altro progetto che per noi è fondamentale, si chiama Progetto Sportabile. Investiamo insieme al CIP, al Comitato Paralimpico, delle risorse per rendere gli impianti sportivi accessibili anche alle persone con disabilità. Ne abbiamo fatti tantissimi in Regione Toscana. E li stiamo aumentando e lavoriamo costantemente con un protocollo di intesa insieme al CIP proprio per dare una mano a promuovere lo sport anche come elemento di promozione e di inclusione delle persone con disabilità. Perfetto, ci salutiamo con uno slogan che promuova lo sport. Forza Viola! Grazie all'assessore Grazie a Saccardi. voi!